E partiamo così, guida torneo amichevole precampionato, salve a tutti ragazzi, io sono Silver Ala ed oggi siamo tornati in questo nuovo video, iniziamo la carriera col Bari, andiamo a vedere la rosa, andiamo a simulare la prima partita di questo torneo, io vado a prendere quelli cui diciamo ci pagano di meno in caso di vittoria, ma quello che simulando appunto risulterebbe più facile da vincere, andiamo a vedere la rosa del nostro Bari. Allora, abbiamo in porta Enrico Guarna. Gli affianchiamo appunto alle spalle Michai e Gori, che è abbastanza forte. Poi abbiamo Contini di Cesare e Sabelli del Grosso. Io direi di mettere anche Don Cor come terzino, perché non ha neanche sfigurato nella realtà ed è comunque un difensore abbastanza, sì, vabbè, abbastanza veloce, quindi potrebbe essere anche interessante da vedere all'opera. Ovviamente Sabelli non andrà a fare l'ala. Poi giochiamo in un centrocampo a tre con Romizzi, Valiani, Defendi e magari Sansone e De Luca Rosina. Puntiamo sulla velocità e non su Maniero, che dalla prima giornata ha smesso completamente di giocare per il Bari. Poi vediamo un po' chi abbiamo. Abbiamo ottime riserve, Puskas, Camara, Gezoglu anche, Rada che ci andrà in panchina. E io preferisco Gori a Michai, se devo essere sincero. Poi abbiamo Petropoulos, che è abbastanza interessante. Andiamo a vedere un po' quali giocatori possiamo acquistare. Allora, nella mia carriera io voglio acquistare un giocatore che sicuramente tutti voi conoscerete, Milinkovic Savic, ovvero il giocatore della Lazio. Chiediamo un po' in prestito per 2 anni, perché questo diventa veramente una bestia. In caso di promozione in Serie A sarà il fulcro della nostra squadra. Andiamo a chiedere anche il cosiddetto Falcio Falcinelli, giocatore che sarà abbastanza interessante da vedere all'opera nella nostra squadra. Provato anche in un'altra carriera per il Perugia. Io, ragazzi, non l'avrei mai voluto fare, ma se posso do in cambio. Sono indeciso, ragazzi, perché o Boateng o Maniero vorrei dare. Maniero è... preferisco Falcinelli a Maniero, perché Falcinelli è anche più giovane, secondo me è anche più forte, prende di meno di stipendio. Quindi, ragazzi, diamo via Maniero, che su FIFA non mi piace proprio, e avanziamo di un paio di giorni. Andiamo un po'. Competizione trofeo dei campioni. Lazio accetta, quindi grandissima Lazio che ci dà un grandissimo talento, Milinkovic Savic. Dobbiamo cercare un esterno di centrocampo interessante. Consigliatemi quindi un ED, un esterno di centrocampo, in questi nei commenti qua sotto. Un po' bassa per Falcinelli, ragazzi, mi sembra assurdo. Io offro 200.000 euro, ma non mi impegno troppo a portare Falcinelli a Bari, perché già mi stanno chiedendo troppo. Andiamo a simulare la prima partita dell'anno. E quindi, ragazzi, andiamo a simulare contro il Monaco 1860. Il Monaco 1860. Allora, vediamo un po' come se la cava il nostro Bari. Segna subito la zanzara Beppe De Luca. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ci pareggia un certo Adlung. Mai sentito? Sansone, Gianluca. Porta in vantaggio il Bari. Ditemi se vi piace questo layout, diciamo, di registrazione. Sto usando la telecamera interna della PlayStation. E vinciamo 2-1. Grande partita della Bari, che vince quindi 2-1. La prossima è col Kalmar, che se non mi sbaglio è la squadra da cui proveniva il portiere della Lazio, Berisha. Infatti giocava nel Kalmar. Andiamo a salvare, perché è una vittoria che veramente ci dà morale. Però al Bari serve un centrale di difesa. Io già mi sono fatto un'idea di chi potrebbe essere il nostro centrale di difesa. Sempre dal Sassuolo. Stiamo facendo grande spesa dal Sassuolo. È proprio Luca Antei il nostro possibile centrale di difesa. Io ho contattato il Sassuolo per acquistare e gli offro il nostro match winner di ieri, Yunus Rada, più 1 milione, perché ragazzi Rada è vecchissimo. Già abbiamo Contini che è per giunta in prestito. Ci serve un centrale di ruolo e soprattutto giovane. Anche un altro centrale di ruolo giovane interessante potrebbe essere, ragazzi, chi non se lo scorda, non ce lo scorderemo mai a Bari. Se Saltelli segna Cepitelli, quindi noi gli andiamo a offrire lo stesso che abbiamo offerto al Sassuolo per Antei. Vediamo un po' quale tra le due squadre
quale tra le due squadre accetterà prima la nostra offerta. Andiamo a simulare la partita col Kalmar. Terza formazione, in caso di vittoria darò turnover. Vedremo un po' come se la cavano le seconde linee, tra virgolette. Pronti via, monitoro Mizzi. Vediamo un po' il Kalmar, squadra svedese se non mi sbaglio. 0-0, Elm, l'unico decente del Kalmar, ci va a mettere dentro l'1-0. Romizzi va fuori, stavo pensando proprio, speriamo che non venga espulso nessuno. Pronti via, Romizzi va fuori. Dai, un pareggio al 90esimo. Niente, deludente sconfitta per il nostro Bari, che però andrà a giocarsi in casa. Andremo a simulare in casa l'ultima partita di questo torneo, può essere incoraggiante. Siamo tutti a 3 punti, ragazzi, tutti. Troppo bassa per Falcinelli, Sassuolo 2 milioni e 3 per Antei. Fuck, niente. Proviamo a tirar su anche 400.000 euro per Falcinelli. Io voglio assolutamente Cepitelli in questo Bari, ragazzi. Assolutamente. Vediamo un po'. Sassuolo rifiutata perché hanno ceduto Antei al Toro. Peccato. E non poco. Cagliari, offerta troppo bassa per Cepitelli. Proviamo a offrire, vediamo un po', 1,5 per Cepitelli più un altro esubero della nostra squadra, Simone Salviato, che secondo me non è mai stato un giocatore da Bari e non lo sarà neanche nella nostra carriera, purtroppo, mi spiace per lui. Andiamo a salvare, simuliamo questa, vediamo se ci rispondono e poi sarete voi nel prossimo episodio a consigliarmi i determinati, diciamo, giocatori che andranno ad essere i protagonisti di questa partita. Allora, siccome Maniero è sul piede di partenza, io direi di, vediamo un po', facciamo giocare Rada, vedo ancora fuori forma, quindi spazio a Del Grosso, dov'è Del Grosso, dov'è? Eccolo qua, Del Grosso, spazio anche a Milinkovic al posto di Defendi, nel nostro centrocampo, e poi facciamo giocare, vediamo un po', abbiamo un terzino destro, ragazzi, è grave sta cosa, eh? Proviamo a far giocare Gemiti nel ruolo sbagliato, poi tra l'altro. Facciamo giocare Petropoulos al posto di Sansone e Camarà, magari sperando che poi nella simulazione subentri anche Puskas, perché voglio vedere di che pasta è fatto il giocatore rumeno, che già nella realtà sta dimostrando di meritare una maglia da titolare, perché ieri contro la Pro Vercelli ha fatto anche di più di Maniero in 20 soli minuti. Allora ragazzi, vediamo un po', io simulo, vedo come mi rispondono e poi ci lasciamo. E ci rivediamo al prossimo episodio. Allora direi di skipparla la simulazione. Cavolo ragazzi, abbiamo perso 1-0. Siamo fuori dal torneo. Vabbè, non era importante ragazzi, infatti avrei voluto farvi questa premessa, ovvero questo torneo non sarebbe stato importante al fine dello svolgimento della carriera. Abbiamo comunque 630.000 euro che vanno comunque comodo. Oh, è troppo bassa sempre. Io provo a offrire 600.000 euro, ma poi basta ragazzi. Ok, andiamo avanti di un paio di giorni, poi sarete voi ovviamente a consigliarmi gli acquisti. Cagliari è troppo bassa per Cepitelli, proviamo con 1.800.000, perché Cepitelli lo voglio ragazzi, sarà il simbolo della nostra difesa Cepitelli, colui il quale ci ha quasi portato in Serie A a suon di gol, fatto più Cepitelli in un anno rispetto a quanti ne abbia fatti in maniera in pochi giorni, in pochi mesi qui a Bari. Allora ragazzi, il Valencia tratta per Gozze, allora Cagliari è troppo bassa, troppo bassa. Allora quindi ragazzi, siamo riusciti a portarci quantomeno Milinkovic, Savic a Bari. Scrivetemi, per questo primo episodio penso possa andare bene, scrivetemi ovviamente sotto nei commenti se questa carriera vi sta piacendo. A 10 mi piace arriverà il prossimo episodio, ma soprattutto ragazzi scrivetemi quali sono i giocatori che volete vedere in questo Bari. Io cercherò di accontentarvi, vi scriverò appunto a seconda appunto del budget che vedete, che di cui disponiamo in questa carriera, scrivetemi i giocatori che volete vedere al Bari. Noi ragazzi ci rivediamo nel prossimo video, un saluto dal vostro Silverala, un saluto biancorosso e 10 mi piace, prossimo episodio della carriera col Bari.